Redigo una lettera aperta a Thomas Beretta. Caro Thomas, avrei voluto tanto raccontare la sua storia in video. Gio Antonelli sa quanto io ci tenessi. Tra l'altro non l'ho neanche chiesto una foto perché non era la serata. Però mi ha spiegato la cortesia. Però, Thomas, quello che a me amareggia è questo. Ok, è andata male, però magari, cioè, non so che sia. Devo, tra l'altro, quest'ora, vedete, l'ufficio di denuncia. Non riesco a capire chi sia questo personaggio. Allora, c'era sicuramente un caduto, un qualcuno. Chiedo scusa, ma avrei voluto vedere un nome. Comunque, Thomas. Per carità, io sono nessuno, anzi, se non ero dentro, no? Però, magari, sarebbe avere anche rispetto delle persone che lavorano, uno, nel mio caso, poi, ma lei non può sapere, di quelle che lavorano gratis a proprio spirito. Ora, io non dico di fare un'intervista, niente, non si può neanche riprendere giocatori che vanno al pullman. Credo sarebbe stata la stessa cosa, onestamente, anche se aveste vinto, perché comunque, no? Benissimo, io mi sono allontanato e l'ho più mostrata. Ero assolutamente convinto fosse lei, a parte che la ricordavo diverso, però insomma, leggermente diverso. Però Thomas, io capisco tutto, però magari c'è una persona che dice: guarda, ho parlato con l'addetto stampa, sono d'accordo per fare interviste, non faccio nessuna intervista. Benissimo, ma almeno la ripresa, qual è il problema? Far vedere, uno, due, quelle robe che fa la giornata tipo, quelle robe che fanno i bravi? No, prendiamo atto che fare riprese non va bene. Voi siete sul perché, arriva il time out, quindi si sente tutto, quindi magari è anche l'occasione per non esagerare nei toni. Benissimo, fuori giustamente siete in un giusto relax, ok? Benissimo. Magari un pizzico. Restiamo sempre lì, caro Thomas. Se al posto, a parte che non c'è nessuno, no? A chi verrebbe in mente di filmarvi, no? A chi verrebbe in mente di... Ma, sa, dentro ci sono dei diritti d'immagine, uno, in teoria, molto in teoria. Poi invece prendiamo le testate importanti. Beh, insomma, se è una testata importante può tutto, sì, non è un problema. Mac Muzis, vedete. Uno, poi, caro Thomas, è diverso il nostro mondo, il mondo è quello dei furbi. I furbi sono quelli che non lavorano gratis, a proprie spese e piangendo, perché prima o poi, vuol dire, la crisi di pianta arriva tutte le volte, come in questo caso. Ma quelli che, restando attorno al mondo dello sport, guadagnano, monetizzano, e come se monetizzano? Pensiamo al cameriere di Giannino, che è diventato procuratore. Questo è la bellissima Maserati, vedete, adesso faccio un video.